Ma veramente siete sorpresi, siete colpiti dalla prestazione del Manchester City. Cioè, veramente c'è chi ancora resta sbalordito, esterrefatto dalle partite, dalle prestazioni del Manchester City. Significa che probabilmente venite dal pianeta Marte, Giove, Venere, Nettuno. E non conoscete e non avete mai visto una partita di questa squadra che attualmente pratica un altro sport, un'altra categoria, è il Manchester City. E per dimostrarvi ciò, perché poi le cose vanno dimostrate, vi faccio vedere una cosa, perché il sottoscritto, come risultato esatto, si era giocato 3-0, vedete 3-0. Marcatore Haaland. Ovviamente ho sbagliato sia il risultato sia il marcatore. Mi sono detto mi gioco 3-0, marcatore Haaland, tanto su 3 gol uno lo farà e invece no. Courtois ha fatto 3 miracoli, 3 miracoli. Però questo per farvi vedere cosa? Che io mi aspettavo alla grande, me l'aspettavo una lezione di calcio, una lezione di calcio del City ai danni del Real Madrid. Ma perché? Semplicemente per un motivo, perché stasera all'Etihad Stadium contro il City poteva esserci chiunque. Poteva esserci il Real, il Bayern Monaco, il PSG, il Liverpool, l'Inter, la Juve, il Milan, chi volete voi? Avrebbe fatto la stessa fine, perché questi qui in questo momento sono ingiocabili e quindi adesso. Cari fratelli nerazzurri, mi starete chiedendo una cosa, no? Mi vorreste chiedere una cosa nel dire: Gianluca, allora, visto questa premessa, che facciamo? La finale non ce la andiamo a giocare? No! La finale l'abbiamo guadagnata sul campo, meritatamente, e ce la andiamo a giocare perché siamo l'Inter. È ovvio che te la vai a giocare, consapevole. Che hai una possibilità su 10 di vincerla. Una su 10 ne hai di possibilità. Ma quella possibilità te la devi giocare alla grande, te la devi giocare. E io sono strasicuro che in finale 4 palloni così non li prendiamo. Perché il Real Madrid comunque è una squadra che ti fa giocare. L'Inter in qualche modo se si chiude là dietro può agguantare, però bisogna essere consapevoli che 9 volte su 10 con questi qui perdi, perdi alla grande, ok? Siamo consapevoli di ciò, ma ricordiamoci anche una cosa e teniamo ben presente una cosa, che loro sono creati per vincere la Champions, ci provano da 10 anni. Da 5 anni hanno preso Guardiola, gli comprano sistematicamente i giocatori più forti del pianeta, hanno 20 campioni in rosa, di cui 11 in campo e 9 in panchina. Quindi sono loro ad essere costretti a vincere la Champions. Noi siamo arrivati in questa finale da underdog. Con una squadra di parametri zero, per cui, per quanto mi riguarda, la nostra Champions l'abbiamo già vinta arrivando in finale. Poi è chiaro, la storia la scrivi se alzi la coppa e su quello siamo d'accordo. Ma comunque andrà, diciamo grazie ai nostri ragazzi. Che ci hanno portato ad Istanbul, una cosa impensabile fino a qualche mese fa. Diciamo grazie a Mister Inzaghi, che fino a poco fa lo chiamavo Mister Lazio. Adesso, da persona intelligente e matura, io gli chiedo umilmente scusa. Scusa è la parola più bella che si possa dire a una persona quando riconosci un errore, ma semplicemente quando l'ho criticato è perché secondo me meritava di essere criticato, ma poi ci ha fatto vedere a tutti le sue capacità, le sue doti, trascinandoci a giocare due finali, una
quella di Coppa Italia, e la seconda, quella più prestigiosa, quella più bella, quella che tutti vogliono giocare, quella della Coppa dei Campioni. Quindi, da persona intelligente che cambia idea, perché le persone intelligenti cambiano idea, ok? Chiedo scusa a Mister Inzaghi che va assolutamente riconfermato il prossimo anno. Comunque andrà alla Champions, ok? Perché tanto che senso avrebbe cambiare allenatore, riparti da zero, nuove idee, magari un altro modulo di gioco. Tanto vale, visto che il mister quest'anno comunque ha fatto bene, perché anche se in campionato avessi avuto 10 punti in più, comunque lo scudetto l'avresti vinto col binocolo. Quindi il fatto che il Napoli abbia fatto un campionato mostruoso ti fa avere comunque meno rimpianti. Però la differenza la fanno le coppe e in particolare la fa la Champions League, senza dimenticare appunto che ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia e che abbiamo già vinto una Supercoppa. Ok? Non ce lo dimentichiamo mai questi fatti. Quindi Inzaghi sul campo ha meritato la fiducia della società per rinnovare un altro anno, cioè lui in realtà già ce l'ha il contratto per un altro anno, c'è cioè un altro anno per rimanere sulla panchina. E ha rinnovato la fiducia, ha ottenuto la fiducia dei tifosi, almeno la mia. E penso e spero di parlare a nome della stragrande maggioranza del pubblico nerazzurro, ma per come veniva osannato ieri a San Siro, credo che siamo più o meno tutti sulla stessa lunghezza d'onda, perché gli altri allenatori che allenano i fenomeni, tipo Guardiola, arriva in finale di Champions, magari la vincerà pure, però chi è che allena? Haaland, De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez, Grealish, Rodri, Walker. E così magari se ci vado anche io sulla panchina, non dico che faccio giocare il City in questo modo come se fosse la PlayStation, però può darsi che qualche risultato lo otterrei. Il difficile è arrivare in una finale di Champions con i parametri zero, con quei giocatori che magari gli altri scartano e che tu devi valorizzare, i vari Acerbi, Darmian, Mkhitaryan, Onana, e non vi voglio citare tutti, vi cito soltanto questi. Erano tutti giocatori da valorizzare ed è questa la marcia in più che ha avuto Mister Inzaghi, e non riconoscerlo è da stupidi, è da incompetenti, è da idioti, ok? Quindi andiamoci a giocare questa finale il 10 giugno, c'è tempo, mancano 3 settimane, sarà un periodo lunghissimo da qui al 10 giugno, ma per il momento pensiamo partita dopo partita, abbiamo un campionato da onorare perché comunque la posizione Champions non è ancora sicura, ma siamo a un buon punto. Abbiamo un'altra finale da giocare, quella di Coppa Italia, che onestamente vorrei vincere, vorrei riconfermarmi anche in Coppa Italia, visto la vittoria dello scorso anno, magari vincerla un'altra volta sarebbe ancora più bello, magari no, ancora più bello no, perché l'avversario è diverso, chiaramente una cosa è battere la Juve, una cosa è battere la Fiorentina, insomma la rivalità che c'è con la Juve è tutt'altra cosa, però insomma comunque andresti a vincere un'altra volta il trofeo e quello sarebbe comunque motivo di grande orgoglio. Per il resto, sulla partita non ne ho parlato più di tanto perché è stato talmente un dominio, un massacro, una superiorità del City che non c'è nemmeno da parlare più di tanto. Cioè, ha vinto 4-0, poteva vincere anche 7-0. Cioè, Courtois ha fatto 3-4 miracoli, cioè soltanto 3 li ha fatti su Haaland. Per il resto, cioè, il City ha fatto. Io non ho mai visto il Real Madrid per i primi 20 minuti non uscire dalla metà campo. Cioè, il Real Madrid per 20-25 minuti è stato rintanato perché non riusciva a ripartire, non riusciva a superare la metà campo. Cioè, stiamo parlando di tutto questo. Stiamo parlando veramente di una squadra che in questo momento pratica un altro sport, ma chi ha seguito le partite del City già lo sapeva e si aspettava un risultato del genere. Io onestamente me l'aspettavo. Quindi ragazzi miei, con questo chiudiamo. Vi auguro la buonanotte.
Forza Inter sempre, cari fratelli nerazzurri, siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo e vi invito ad iscrivervi al canale perché sapete, i miracoli difficilmente succedono, no? Perché sono miracoli, però l'iscrizione a questo canale può far sì che il miracolo possa succedere. Quindi, fratelli nerazzurri, portatemi a 10.000 iscritti entro la finale. Sarebbe per me un grande traguardo dopo che mi hanno chiuso il primo canale, 38.000 iscritti. Insomma, vorrei arrivare a 10.000 iscritti per la finale di Champions. Ok? Dai, se volete, potete. Un saluto a tutti, buonanotte, sempre Forza Inter e grande Manchester City, veramente il calcio. Ciao.